Queste le parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Adesso abbiamo collegata con Skype la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, direttore sanitario dell'Istituto Oncologico Veneto. Direttore, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Allora, l'Istituto Oncologico Veneto, insomma, i vostri pazienti sono probabilmente assieme agli anziani nelle RSA i pazienti più fragili, i pazienti che, insomma, devono essere trattati con particolare cura. In questo periodo di emergenza, quindi di fatto da febbraio, come l'Istituto si è organizzato per assicurare e tranquillizzare anche in qualche modo i pazienti che avete quotidianamente? Sì, allora sicuramente i nostri pazienti per la patologia per cui si rivolgono alla nostra struttura sono pazienti fragili per definizione. E quindi l'Istituto Oncologico, proprio con la finalità di tutelare sia i pazienti sia gli operatori senza i quali è difficile condurre tutti i nostri percorsi, ha attivato degli accessi controllati alla struttura. Cosa significa? Significa che già dal 10 marzo, con il supporto della Protezione Civile che ha messo a disposizione una tenda, abbiamo attivato un'area triage controllata da personale medico e personale infermieristico qualificato che attiva dalle 6:30 della mattina fino alle 7 di sera e in cui vengono controllati i pazienti in funzione di un'analisi che viene fatta ad ogni singolo, qui che riguarda chiaramente il fatto se abbiano avuto febbre o sintomatologia bronchiale, polmonare, simile influenzale. Fatto questo, si procede all'igiene delle mani e a consegnare una mascherina che il paziente terrà per tutto il percorso interno allo IOB. Gli accompagnatori, e questo mi rendo conto che abbiamo chiesto uno sforzo quasi sovrumano perché appunto i nostri pazienti sono fragili, vengono lasciati all'esterno, fatto salvo gli accompagnatori indispensabili per le persone con disabilità. Dottoressa, immagino che ci può dare qualche numero di quanti pazienti quotidianamente avete e soprattutto immagino che anche a pazienti piuttosto che agli operatori, al personale, ai suoi collaboratori siano stati sottoposti a tamponi, si sono verificati dei Certamente. casi di Covid all'interno dell'istituto? Beh, questo sicuramente, esattamente come in tutti gli ospedali, l'Istituto Oncologico non è esente dal Covid. Come dati, intanto mi preme rassicurare tutti che la struttura è totalmente nelle sue attività, tant'è che circa 900 pazienti nella sede di Padova accedono quotidianamente alla struttura e 200 nella sede di Castelfranco Veneto, escludendo i pazienti ricoverati. Questi sono i pazienti diurni che accedono. Siamo in linea con quelle che sono le nostre attività che, essendo attività oncologiche, non sono procrastinabili. Quindi continuiamo a fare circa 150, ma con punte di 170 chemioterapie al giorno, circa 200 trattamenti di radioterapia e tutta l'attività chirurgica continua assolutamente come prima di questa emergenza. Grazie dottoressa, grazie, naturalmente buon lavoro. Ringraziamo la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, direttore sanitario dell'Istituto Oncologico del Veneto. Adesso ci fermiamo pochi istanti, in linea alla regia, restate con noi, a tra poco.